Tra brusche accelerazioni, improvvise fermate, tra slittamenti ed accordi al photo finish, la riforma del Senato resta al centro del dibattito politico. La coalizione che supporta la revisione della Camera Alta, tra tensioni e rischio spaccature, cerca di trovare la sintesi possibile per non affondare nella prova dell'Aula di lunedì prossimo. Pomo della discordia, il più importante dei capitoli della riforma del Senato, ossia l'elezione in diretta dei futuri membri di Palazzo Madama. Per gli altri punti invece l'accordo sembrerebbe blindato. Il nuovo Senato, infatti, che dovrebbe essere formato da 100 membri, 95 eletti dai consiglieri regionali e 5 di nomina presidenziale, non dovrebbe dare più la fiducia al governo, anche se i futuri senatori, in base al testo della Commissione Affari Costituzionali, manterrebbero l'immunità parlamentare. Con la fine del bicameralismo perfetto cambierebbe anche il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, con 8 scrutini a maggioranza qualificata invece dei 3 attuali, mentre si alzerebbe la soglia delle firme per i referendum, che passano da 500.000 a 800.000. Modifiche anche l'attuale assetto del titolo quinto della Costituzione, con la cancellazione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni e con più autonomia alle Regioni su istruzione e turismo. Ma ad aumentare le tensioni tra i partiti giunge anche il caso Giancarlo Galan. La giunta per le autorizzazioni della Camera dà il via libera alla richiesta di custodia cautelare nei confronti dell'ex ministro ed ex governatore del Veneto, al centro dell'inchiesta sul Mose. L'ultima parola ora passa all'aula di Montecitorio, che si esprimerà martedì prossimo.